Di calo del turismo dell'80% nel 2020 aveva parlato la Camera di Commercio di Firenze e l'assessore, nel presentare la campagna di promozione turistica, rivolta per ora soprattutto al mercato interno, conferma i dati, anche se si mostra ottimista per un recupero. Io credo che ragionevolmente potremmo recuperare rispetto a quell'80 almeno il 20-30%. Ma anche Confesercenti Toscana ha dato numeri pesanti, parlando di un calo di 1,5 milioni di turisti da inizio anno e del 17% dei pernottamenti. Noi abbiamo una particolarità nel sistema del paese, che abbiamo oltre il 55% di presenze di turisti internazionali e quello spazio è difficilmente recuperabile, soprattutto perché il turismo internazionale in Toscana non era costituito prevalentemente da mercato europeo, ma da mercati internazionali puri. Nordamericani, canadesi, orientali, russi sono loro che mancano di più e non solo come numeri di presenze, ma anche perché, spiega l'assessore, erano quelli che spendevano di più. Ma c'è un'altra particolarità di questo periodo. Chi arriva mostra un forte desiderio di distanza. Quello che vedete, e vedete nei fine settimana in prevalenza, ma che vedete già come trend, è una presenza in rapida ripresa in tutte le nostre località turistiche, anche, compresa la montagna, il balneare senz'altro, e c'è però in questo dato positivo una difficoltà per il sistema alberghiero. La domanda è rivolta quest'anno con molto più interesse verso le abitazioni, verso gli spazi privati, meglio se dotati di pertinenze, meglio se casa con piscina, meglio se isolata da una parte. E cercano la Toscana per questo.